Buonasera, buonasera amiche e amici di Gamesurf e di Tiscali, seconda puntata di Pop Talk. Ci siamo spostati di 24 ore in avanti per esigenze particolari perché volevamo trattare un argomento molto particolare che ci tocca in primissima persona perché si parla di Italia, si parla di un prodotto italiano, si parla di tre prodotti italiani. In particolar modo parleremo di Marta is Dead che, come sapete, è arrivato ieri, finalmente, dopo tanta attesa, dopo tanto parlare, soprattutto nelle ultime settimane, già accolto con grandissimo favore della critica e speriamo anche del pubblico a brevissimo. Quindi abbiamo posticipato di 24 ore la nostra puntata, il nostro appuntamento settimanale, per dare la possibilità a chi quel gioco l'ha pensato e creato insieme a un fantastico team di essere qui con noi e parlarcene in primissima persona, parlare del gioco, anche di quanto accaduto nelle ultime settimane, ma soprattutto andare a raccontare un po' come sta evolvendo la scena del videogioco italiano, dell'indie italiano, che sta crescendo soprattutto dal punto di vista delle tematiche, andando sempre a proporre nuovi argomenti, nuova narrativa e un nuovo modo di approcciare il medium. Lo facciamo innanzitutto con Luca Del Co di LKA. Ciao Luca, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie dell'invito, grazie a voi. Prima dicevamo appunto che avremmo parlato di Marta is Dead con chi lo ha ideato e creato. Luca poi ci racconterai meglio com'è la situazione di LKA, che non è assolutamente nuova al mondo dei videogiochi, lo diciamo per chi magari non è pratico al mondo indie. Ma LKA arriva anche dall'ottima esperienza di Town of Light, che tantissimi anni fa, Luca, correggimi se ricordo male, fu anche uno dei primissimi titoli a sperimentare il VR. Io ricordo di Sì, questo è viaggio a Volterra con vero la perché possibilità di... Ok, ne venne fuori il parleremo poi. VR proprio in quel momento e Sì. quindi ci si lanciò anche in quell'avventura. Ne parleremo per ricordare anche questo aspetto. Con noi stasera ci sarà anche un'altra persona che si è occupata nel ruolo di producer di un altro titolo che ha avuto comunque la sua importanza dal punto di vista delle tematiche molto sentite, molto con le quali empatizzare, perché anche in quel caso si è parlato di morte, un argomento che a volte è un po' un tabù, ma in realtà ha il suo fascino, nel senso che se viene raccontato in maniera particolare ci permette di avere grandi diramazioni narrative. E quindi è con noi stasera Violetta Leoni, producer di 101 Games. Ciao Violetta, grazie per essere qui con Ciao, noi. buonasera a tutti. Ci racconterai poi anche i progetti sui quali potete eventualmente parlare senza svelarci nulla di particolare, però andremo a fare un viaggio anche all'interno di quella che è la realtà di 101 Games. Concludo Volentieri. il trittico degli ospiti di stasera, così da chiudere tutte le presentazioni e poter entrare direttamente in puntata con un altro founder di uno studio di sviluppo, tra l'altro anche in questo caso toscano, anche perché Luca mi confermi che voi vi trovate in Toscana, non ricordo precisamente, forse è Volterra proprio. No, siamo a sud di Firenze, Firenze comunque, diciamo, Ok. siamo proprio Ok, vicino. quindi non c'è rivalità tra voi perché quest'altro studio è a Pisa. Di solito Pisa Oddio, lotta un insomma, po' con questo lì. ci sarebbe Anche lì. da discutere in realtà, però no, non per me, Tanto lui diciamo. non è pisano, quindi il problema non si pone, si trova a Pisa forse per sbaglio. Anche perché stasera ha una capigliatura molto alla Strigo di The Witcher, quindi in realtà non sappiamo nemmeno che ci fa in Toscana. Lo abbiamo invitato perché oltre ad aver avuto anche lui problemi di submission con un porting del titolo che lo ha fatto un po' passare alla storia degli adventure game italiani, adesso si sta occupando di un altro titolo molto importante dal punto di vista delle tematiche perché non solo va a toccare il metaverso, come vi anticipavo prima, a microfoni spenti, ma va anche un po' a cambiare quelle che sono le dinamiche di approccio ai social, perché mentre un tempo si dicevano sono i genitori che ti tengono lontani dai social, adesso sono i figli che cercano di salvare i genitori dai social. Ho parlato fin troppo, quindi do il benvenuto a Francesco Liotta di Cine Games, Buonasera, ciao ragazzi. con questo ciuffo meraviglioso, molto pittoresco. Allora, io direi, entriamo subito nelle danze, andiamo a danzare. Abbiamo fatto 5 minuti di presentazione,
ci bastano anche per quello che andremo a dire. E io direi che quindi, siccome ho qui la possibilità e la fortuna di avere tre rappresentanti del movimento del videogioco italiano, di parlare proprio di come si sta evolvendo la tematica del videogioco in Italia. Perché sembra che il nostro paese abbia deciso un po' di alzare la testa, non, chiaramente non oggi, non ieri, ma da un po' di anni, perché sappiamo che insomma le produzioni forti, con tematiche forti, non le scopriamo oggi. Quindi si sta andando a creare un percorso di evoluzione. Marta is Dead, che è uscito ieri, fa un lavoro di narrazione molto importante. The Suicide of Rachel Foster lo ha fatto altrettanto. Francesco con Extra Coin lo farà nel corso di quest'anno. Quindi vorrei tracciare insieme a voi una linea produttiva di come sta cambiando il videogioco in Italia, come mai si è all'improvviso deciso di andare a trattare queste tematiche molto forti e in che modo il videogioco può aiutarci a veicolarle nel miglior modo possibile all'utenza. Inizia Luca, continua Violetta e finisce Francesco. Senti, io ecco, ora onestamente non saprei dire perché ci sia questo orientamento verso la narrativa, però lo constatiamo e penso con grande piacere, perché comunque è ora anche che il videogioco riesca ad esprimere dei contenuti un pochino più adulti, più maturi, che piano piano vada a conquistare la dignità di uno strumento che, essendo uno strumento, va usato, quindi né più né meno del cinema, può produrre delle porcherie, ma può produrre delle opere d'arte. Insomma. Credo che ancora questa visione non ci sia al 100%, però si stanno facendo dei grandi passi avanti, sicuramente. E poi credo che in Italia in questo momento si stia finalmente muovendo con la lentezza e l'impaccio della nostra burocrazia, però si stia muovendo a livello pubblico qualcosa, ripeto, in modo così un po', no, criticabile, però l'importante è che si sia messo in moto qualcosa, perché credo che, insomma, dai, cerchiamo di essere ottimisti, speriamo che poi le cose si vadano a sistemare. D'altronde, anche quando iniziarono i fondi europei ci fu molta confusione, perché cioè, è chiaro che poi si va a occupare di queste cose persone, gente che non ha competenze specifiche, è tutto un po' difficile, ci vuole tempo, però questo credo sia un passo molto importante, perché in Italia, che abbiamo tanti micro team con gente iper creativa, con tante idee, avere dei fondi pubblici poi ti permette di non essere divorato e di andarti a presentare con un tuo portafoglio. Fare un gioco, lo sappiamo, purtroppo costa tanto, sono anni di lavoro, e quindi insomma, ecco, credo che anche questo sia un aspetto da tenere presente, insieme ad avere i contributi a fondo perduto, il tax credit, tutta una serie di strumenti che in altri paesi ci sono da tanti anni, e questo mi fa sentire ottimista, diciamo. Poi insomma, sempre facendo un po' di scongiuri, perché non si sa mai, ma sono convinto che si andrà nella direzione giusta. Quindi io onestamente prevedo un bel futuro vicino per la game industry italiana. Luca, scusami, poi lascio parlare Violetta. Voi già con Town of Light avete trattato un tema che era molto borderline, se mi passi il termine, perché ci avete portato a scoprire la realtà dei manicomi. Adesso invece si parla comunque di della morte, quindi di dover scoprire che cosa è successo a Marta, perché è morta, quindi anche sempre temi molto, molto borderline. Come mai questa scelta da parte di LKA di andare a trattare questa tipologia di tematiche? Ma questa, guarda, è proprio un interesse, una passione mia personale in primis, ma che poi ho trasmesso al tutto il team, perché poi naturalmente se fai un tipo di prodotto poi impari a lavorare in quel modo, no? Quindi vuol dire ricercare, vuol dire avere quell'attenzione a certi dettagli, insomma tutta una serie di cose, e siamo stati contenti, ci piace farlo e continueremo a farlo. Non c'è un motivo specifico, però come si dice, c'è bisogno che qualcuno lo faccia, no? E a noi piace e quindi lo facciamo. Credo che insomma, se un gioco può avere anche un piccolo ruolo nel comunicare, nel far conoscere delle realtà, non stiamo qui a dire che noi, però cioè, già è un grande successo. On the Town of Flight devo dire che abbiamo avuto diverse mail di ragazzi anche molto giovani che non sapevano niente della realtà del manicomio, e che dicono, certo. Ecco, e questa è una grande soddisfazione, perché appunto si può vedere come
un media anche così giovane, poi tutto sommato, come pubblico di riferimento, anche se non più insomma in modo estremo, però comunque c'è sempre una componente giovanile molto forte, possa, rimanendo nell'intrattenimento, però possa essere anche educativo, ecco, perché oggi no, c'è un po' a volte quasi considerare intellettuale educativo una brutta parola, no? Ogni tanto c'è un po' la celebrazione dell'ignoranza, ma non, il nostro riscontro è stato molto positivo anche a livello di pubblico, non abbiamo trovato una schiera di persone che poi, palle, assolutamente. Naturalmente non devi scivolare magari nel documentario, che è un altro genere di prodotto che va benissimo, però attira chi già è interessato. Nell'intrattenimento, ma, insomma, il cinema ormai lo fa da sempre praticamente. Quindi perché non deve farlo il videogioco? Non dico che noi siamo gli unici, i primi, per l'amor di Dio, però ecco, fa piacere vedere anche e soprattutto che in Italia ci sia una grande sensibilità a questo tipo. Noi eravamo terrorizzati con The Town of Light dalla stampa generalista più che altro, questa stampa di settore comunque è ovvio che abbia un'apertura nei confronti. Eravamo molto spaventati e invece siamo rimasti stupiti di come la stampa di settore italiana, più di quella inglese, per esempio, sia stata, abbia capito perfettamente il tipo di operazione che vogliamo fare, che abbiamo voluto fare, e l'abbia accolta proprio in modo molto positivo. Ecco, insomma, quindi a volte bisogna anche lanciarsi un po' e capire che certe tematiche. Ma poi basta guardare il cinema, no? Dove il genere drammatico è il genere che fa anche più botteghino. Come dicevi te, la morte, certe tematiche hanno il loro fascino perché fanno parte della nostra vita, sono tra le poche certezze, purtroppo, no? Noi ci piace anche parlare di disturbo psicologico, anche quello è qualcosa che in modo diretto, indiretto, cioè fa parte di tutti noi, cioè, ecco, direi che anzi, proprio ai giorni nostri è particolarmente presente, quindi ecco, credo che siano tematiche che affascinano per quello, non certo per sadismo, che proprio perché è un confronto con queste tematiche oscure che ci spaventano anche, però con cui ci dobbiamo confrontare, se no è inutile fare come gli struzzi, perché tanto poi la paura della morte rimane, no? Non è che non parlandone, però hai ragione, è vero, mi sembra che si viva in un mondo dove sta diventando un po' poco corretto morire, non so come dire, no? Ci dà noia, no? Noi viviamo in questa bolla che poi ogni tanto con una pandemia o purtroppo anche con una guerra che proprio ieri, insomma, ha Sì. accompagnato, insomma, ha un pochino reso meno gioiosa la giornata, però scoppia la bolla, dice, oh, ma esiste anche un lato oscuro nell'umanità, insomma, no? E ecco, questo credo che sia importante, così come è importante ci sia chi continua a fare invece robe divertenti, robe sceme, no? Insomma, che ci sia varietà di. È giustissimo. Tra l'altro, dalla chat arrivano già un po' di domande. Io pregherei chi le sta facendo di pazientare, attendere, poi affronteremo tutte le varie tematiche. C'è chi vuole sapere del processo creativo di maturazione, chi fa un po' di commenti su The Town of Light, chi chiede giustamente cosa è successo con Sony, ma ci arriveremo. Pazientate, ci arriveremo. Violetta, a questo punto, anche a te faccio la medesima domanda. Ci può essere effettivamente un fascino della morte? Perché comunque anche voi in 101 Games avete avuto modo di trattarla in maniera un po' diversa da quanto accaduto in Martha is Dead, perché lì si è trattato proprio di un suicidio. Sì, diciamo che come Luca, anche noi siamo appassionati un po' di raccontare delle storie, la volontà è sempre quella. Diciamo che appunto il bilanciamento tra documentario e narrazione è sempre molto labile, la volontà è quella di lasciare qualcosa. Il giocatore non deve soltanto divertirsi, ma deve vivere un'esperienza. Credo che questo sia. Noi sviluppatori in prima persona siamo appassionati di quello che facciamo, vogliamo continuare a farlo e vogliamo emozionare. L'emozione del giocatore è la risposta al nostro lavoro. Il fatto che trattiamo dei temi particolari, ma trattati nel modo giusto e coadiuvati dall'aiuto comunque del publisher, perché in alcune occasioni devi essere aiutato anche da quello, dalla comunicazione, una giusta comunicazione. Sempre per ripetere un po' quello che diceva Luca, quando si trattano alcuni temi bisogna stare molto attenti. Noi eravamo stati accusati da una rivista francese che praticamente noi dicevamo che la pedofilia era giusta.
ci sono alcuni aspetti dei Suicide of Rachel Foster che effettivamente potevano addurre a questo, ma se non vuoi sapere realmente la storia, perché in realtà invece è una storia d'amore bellissima. Quindi c'è Sì, sempre il Violetta. futuro a quello che vedi. Lei, se ricordo bene, a distanza di 2 anni era una sedicenne, mi sembra. Ok, Sì. quindi forse magari per quello avevano un po' sbagliato il tiro. Corretto, però ripeto, se uno vuole fermarsi solo a quello che legge, come è successo per Marta Esatto. is Dead, che leggi soltanto morte, allora ti fermi là. La forza credo che sia, poi gli altri ti danno se è vero o no, la nostra forza italiana è proprio quella di saper raccontare le storie. E la volontà è quella. Noi abbiamo tante storie in background, abbiamo dei fantastiche ambientazioni anche naturali. E quindi la volontà è proprio quella. Io credo che sia la forza più grande del mondo indipendente italiano e anche quello è il motivo di crescita, soprattutto la volontà di collaborare tra gli studi. Non c'è una rivalità tra noi studi, noi spesso abbiamo collaborato con altri studi di sviluppo, sono sicura che anche a Luca e a Francesco sia successo e questa è proprio la nostra forza. La volontà e anche la crescita di nuovi studi è proprio dovuta anche a quello. Persone che facevano parte di un team che hanno pensato un prodotto, si staccano per fare il loro prodotto, ma rimangono fedeli a quella che era la loro origine. E quindi fondamentalmente si conoscono tutti. Questo è bellissimo. È vero, l'importante almeno nel settore dei videogiochi è cercare di rimanere uniti per remare tutti nella stessa direzione. Francesco, in Extra Coin non si parla di morte, però nel prologo c'è una morte, quindi in realtà il prologo che è già disponibile su Steam ci permette di capire che tutta la storia parte effettivamente da una morte, quindi è una sorta di leitmotiv, è un elemento conduttore che riunisce tutto quello che stiamo dicendo adesso. Però alla fine non si ha a che fare effettivamente con la morte, anzi, Extra Coin fa una cosa in più perché dona una seconda vita. Quindi è come se permettesse alle persone di scappare dalla paura della morte e andare a rifugiarsi in un contesto, appunto di Extra Coin, di una nuova vita. Secondo te come possiamo andare a collocare, anzi, a livello proprio di narrativa, pensi che ci possa essere effettivamente un conduttore di tutto questo fascino della morte anche nel donare una seconda vita? Ma guarda, ovviamente il tema chiaramente è quello, poi declinato ovviamente in una maniera totalmente differente. A differenza magari di quelli che sono i giochi di Violetta e di Luca, chiaramente noi andiamo a toccare delle tematiche abbastanza importanti, però comunque non toccando delle tematiche esageratamente delicate come loro. Quindi sicuramente nel nostro caso la narrativa sarà più tranquilla e più leggera da andare a affrontare. Rilacciandomi a quello che era la domanda iniziale che mi dicevi tu, io volevo anche fare un altro tipo di considerazione, che è probabilmente quello che stiamo vivendo, cioè questo cercare di portare i prodotti a un livello superiore, anche forse dato dal fatto che noi non siamo stati molto, molto ascoltati fino adesso, o almeno fino a qualche tempo fa come industria, e quindi probabilmente, che è una chiave di lettura che può essere corretta o meno, ma la volevo un attimino buttare lì, può anche darsi semplicemente che come dire, il nostro cercare di trovare delle tematiche, affrontare delle tematiche più importanti, è un modo per cercare di un po' di innalzare, diciamo, il medium in modo tale che si cerchi di autodeterminarlo, no? Spesso e volentieri è quello che avviene quando c'è un nuovo medium, viene un po' snobbato perché viene visto come qualcosa per ragazzi, per bambini. Spesso e volentieri il videogioco per anni è stato visto in questa maniera. Quindi magari anche unitamente al fatto, come diceva Violetta, che noi siamo molto bravi a raccontare delle storie, perché ne abbiamo molte da raccontare, può anche essere semplicemente che questo passaggio stia avvenendo proprio per questo motivo, o banalmente può essere totalmente differente ed è, come dicevo, semplicemente la voglia di voler raccontare delle storie, quindi quello chiaramente non lo so, però può essere una chiave di lettura che poteva essere, diciamo, interessante da questo punto di vista. Diciamo che alla fine noi italiani qualcosa da dire ce l'abbiamo, anche per citare il dialogo finale di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, nel quale gli si chiede appunto se lui avesse qualcosa
da dire, allora direi che tutti noi italiani qualcosina da dire ce l'abbiamo. Io ne approfitto allora per far vedere un po' di messaggi, anche per collegarci poi a quello che sarà l'argomento successivo. Simone dice: me lo sono giocato tutto, The Town of Light, ho approfondito parecchi dei temi affrontati ed è stata davvero un'esperienza. Riprova Luca di quello che dicevamo prima, Ecco, anch'io. questo per me non c'è review che tenga, nel senso, queste sono le cose che ti danno veramente soddisfazione perché tu cerchi di fare un lavoro e sai quello che vuoi fare, quando appunto vedi che questo viene capito è fantastico. Io ripeto, cioè, questa è proprio la soddisfazione perché, almeno per quanto riguarda me, è la pulsione che è alla base di questo lavoro. Quindi, insomma, ringrazio Simone sicuramente, mi fa piacere, anche perché tra l'altro approfondire queste tematiche è anche importante, è una storia vicina e sappiamo che per non fare gli errori bisogna non dimenticare, quindi insomma è una bella cosa, credo, e insomma mi sento, mi gonfio un pochino, ancora un po' di più di quello che sono. No, no, è bello, è molto bello, molto bello. Poi guarda, vorrei approfittare anche però per Sì, dire vai, certo. a Francesco che è vero, cioè, quello che diceva secondo me è uno spunto di riflessione interessante, perché noi siamo pochi, siamo un po' poverelli in Italia, come... E questo da un lato è una grossa debolezza, ovviamente, dall'altro però ti dà la voglia, la volontà e la forza, magari appunto, di cercare di diversificarti, di fare dei prodotti più particolari, perché cioè, certo non puoi competere, no? Tecnicamente, eccetera, eccetera. E quindi per certi versi può essere positivo, poi bisognerà che arrivi anche però un po' più di ricchezza, ecco. Però è vero, insomma, è vero, così come è fatto e ci conosciamo tutti, perché sempre lì siamo pochi e quindi... sicuramente sì, insomma. C'è anche quest'altra domanda che ti fa Wolfie 3547 dicendo che è molto curioso del processo creativo, quindi di come da The Town of Light siete arrivati a Martha is Dead. Se magari riesci in pochissime È parole difficile, però provo, poi io a tendo a essere, semmai mi dite zitto, io raccontare. Va mi metto, ecco, bene. che quando parto. E, no, beh, sai, sicuramente The Town of Light è stata una storia particolare che secondo me non deve essere neanche un esempio, perché noi siamo stati miracolati con The Town of Light, perché siamo partiti con zero esperienza, tutti autodidatti, senza un soldo, e siamo riusciti. Però siamo stati anche fortunati, bravi, testardi, capoccioni, sicuramente, però anche la fortuna ci vuole, perché era un'avventura talmente, era l'armata Brancaleone veramente che si metteva in moto, no? Siamo arrivati, quindi questo per dire che la maturazione è enorme, perché l'esperienza che abbiamo acquisito con The Town of Light è da zero a tot, è comunque una crescita immensa. E ce, guarda, devo dire che me ne sto rendendo conto tanto adesso di quanto effettivamente ci sia stato un approccio più consapevole, ecco, soprattutto questo. Poi le paure le hai sempre, eccetera, eccetera, però rispetto a quando hai già qualcosa alle spalle, insomma... Sai che riesci comunque ad esprimerti, sai, quindi forse osi anche di più, cerchi, non lo so, insomma, quel pochino di sicurezza in più in cui secondo me non bisogna mai eccedere, perché noi siamo molto autocritici, eccetera, eccetera, però hai quel pizzico di sicurezza in più che ti permette appunto di andare a sperimentare di più, perché sei meno nel panico generale, diciamo, per quanto riguarda. Quindi poi ci sarebbe da parlarne, ovviamente. Per ore, insomma, nel dettaglio, però sia tecnicamente che anche da un punto di vista di scrittura e di diciamo anche estetico, c'è stato un passo avanti enorme, sicuramente, di consapevolezza, in primo luogo di consapevolezza. La prossima domanda mi permette di introdurre quindi la tematica principale, il fulcro un po' della serata, perché si chiede in termini percentuali quanto ha tolto al gioco in termini di fascino e di narrativa la censura di Sony. Prima di rispondere a questa domanda, quindi io introduco l'argomento facendovi una domanda un po' più ampia, perché riprendendo il discorso della maturazione dei temi, quindi anche questo fascino che si vuol dare al raccontare la morte, si arriva poi magari anche a rischiare quella che potremmo definire una censura. Poi Luca mi dirai se è il caso di utilizzare questo termine o meno, qualcosa che comunque ha toccato con mano anche Francesco, che ci ha abbandonato in questo momento perché ha problemi di connessione. Anticipiamo poi, lo ripeterò a suo beneficio, anche Francesco con The Wardrobe, nel momento in cui ha dovuto
effettuare il porting su PlayStation 5 è incappato in alcune problematiche. Eccolo che è tornato. Quindi ripeto, dicevo Francesco che anche tu con The Wardrobe, nel momento in cui è arrivata l'ora di fare il porting su PlayStation 5, sei andato a sbattere contro alcune problematiche. Anche lì mi dirai tu se puoi andarle ad ascrivere, a derubricarle sotto il termine di censura o meno. Allora, la domanda che mi viene a questo punto è: c'è il rischio effettivamente che aumentando e alzando l'asticella delle tematiche si vada a incappare in queste problematiche, a inciampare nel fatto che poi Sony, Microsoft o Nintendo possano in fase di submission andarvi a dire: no, ragazzi, questa cosa non la potete assolutamente fare. E per coinvolgere anche Violetta, seguendo sempre l'ordine Luca, Violetta, Francesco, io direi che ti chiederei anche dal punto di vista del tuo ruolo di producer come questa cosa può essere evitata, anche per spiegare alla community come funziona poi una fase di submission e quindi prevenire poi un'eventuale censura. Vai pure Luca. Perfetto, ecco, questo sarà un grande aiuto perché io iniziavo subito dicendo che poi appunto certi aspetti noi, soprattutto di relazioni con Sony, non li abbiamo affrontati noi. Sì, censura forse è una parola un po' forte, almeno per la nostra esperienza, perché comunque l'esperienza di gioco rimane quella. Tra l'altro si è puntato molto il dito su queste scene iperviolente. Lì diciamo che da un lato Sony ha fatto secondo me qualcosa di molto intelligente, che è quello di all'inizio del gioco e poi anche prima di queste scene forti poter dire no, non la voglio vedere e quindi la salto oppure la vedo proprio senza vederla, ecco. E quello è un plus che è sicuramente è interessante, anzi io non ci avevo pensato, lo aggiungerei anche su PC perché no. Quello che hanno tolto è stata l'interazione in queste scene perché la reputavano, non lo so, qualcosa di il fatto di interagire sicuramente ti dà più immersione, eccetera, eccetera, però rimane quello, sono delle piccolissime scene, si è puntato molto il dito su quello. C'è un'altra piccola cosa che c'è stato un po', è stato reputato inopportuno un linguaggio che faceva riferimento alla masturbazione senza che ci fossero immagini a illustrarlo assolutamente e in un contesto dove c'erano molti simboli religiosi. E quindi lì la soluzione purtroppo era un pochino più complessa ed è stato tolto due righe di testo, che sono due righe, ripeto, cioè chi gioca su PlayStation 5 giocherà lo stesso gioco, perché sennò sarebbe una leggenda. Noi non avremmo neanche voluto creare questa grande risonanza, d'altronde il fatto che bisognava posticipare la copia fisica e in qualche modo dovevamo annunciarlo, so quanto quell'annuncio sia stato, soprattutto per il publisher, che però comunque si confronta anche con noi, un parto, perché c'era, sai, se lo sai, tu annunci qualcosa, se parte e diventa un po' virale, non sai mica che indirizzo prende. Io non credo che nessuno, se sa di avere un prodotto comunque che reputa valido, si metta a rischiare una cosa del genere. Però andava annunciato ed è stato fatto. Ecco, quello che mi ha fatto piacere, ma qui diciamo io mi allontano un pochino da Marta perché insisto a dire che insomma l'esperienza è rimasta quella, ora si parla, no, di cavilli, però mi è piaciuta la reazione di un pubblico che mi sembra fondamentalmente fosse arrabbiato di dire non trattateci come dei bambini, cioè perché io non posso decidere, eccetera, 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 pensando di essere magari di fronte a una censura più forte, ecco, questo voglio dire. Però questa è una reazione che ci dimostra e ritorniamo indietro, no? Il fatto che comunque ci sia un pubblico che è anche pronto ad argomenti più maturi e anche a rappresentazioni più dure, insomma, se vogliamo, come ancora una volta il cinema fa da tantissimo tempo. Poi ci dicono: ma il gioco è interattivo e più immersivo. Sì, ma nel cinema abbiamo delle persone vere che recitano, per esempio, questo non si tiene conto. Quindi non lo so, insomma, io non voglio dire che sia meno, sia più, sono comunque anche il cinema può essere molto scioccante e abbiamo visto delle cose inaudite. Ora poi si entra in un discorso giusto, non è giusto, non lo so, è molto difficile. Io credo che di questo argomento vada parlato con mente aperta e non eccedere mai né da una parte né dall'altra, perché anche chi dice no, ok, tutto il gioco, insomma, facciamo attenzione perché come tutti i media può essere anche dannoso ed è giusto che ci sia chi però consapevolmente studi e si occupi, perché se poi vogliamo dare grande libertà dobbiamo tutelare
le possibili persone che invece possono essere vittime di certe cose. Ecco, quindi bisogna secondo me vedere, ripeto, per Marta la cosa è molto piccola, le piattaforme hanno le loro regole, ma dice The Last of Us, leggevo, no? Tanti ci sono cose terribili, non l'hanno tolte, ma io guarda, non credo che Sony si metta a dire a noi qualcosa, perché invece The Last of Us, cioè, nel senso, stiamo parlando di Sony, ecco, lì inciampi nella burocrazia, sono aziende grosse, ora Violetta ci spiegherà anche appunto tutta la complicazione delle submission, noi siamo arrivati tardi, perché eccoci qui, sempre un po' all'ultimo minuto, perché sviluppi, cerchi di aggiungere e migliorare, quindi insomma, le tempistiche sono state un pochino così fastidiose per noi, però diciamo che probabilmente è soprattutto responsabilità nostra, insomma Sony rimane per noi un partner importante, anche molto, molto friendly, insomma abbiamo fatto la Super Collector, l'abbiamo fatta per Sony, c'è un motivo, e quindi insomma non volevamo in nessun modo creare questioni scandalistiche. Poi, ripeto, se si parla, la censura è un argomento, penso, su cui si potrebbe parlare tantissimo. Io sono sempre posizionato sul no alla censura, però un no alla censura che deve essere sostituita da qualcos'altro. Cioè, non si può neanche dire tutto è lecito, perché non è così. Insomma, bisogna educare, bisogna proteggere, trovare il modo per cui il bambino non vada a comprare certi prodotti, il bambino, la persona debole, eccetera, eccetera. Bisogna lavorare su questo, probabilmente. Chi invece dice no, va tagliato, vabbè, insomma, quelli lì diventano punti di vista, insomma. Violetta, io ti chiederei anche di integrare, rispondendo a questo punto alla domanda che ti viene fatta, da dove è nata l'idea per The Suicide of Rachel Foster. E potremmo quindi andare a raccontare, anche senza entrare troppo nei tecnicismi, la fase di submission legata a quello che è stato il processo del gioco. Allora, prima volevo scindere un attimo il mio ruolo, un secondo, perché ci tenevo a dire che... Allora, dal punto di vista di production, ovviamente, come è giusto che sia, lo scopo è portare a termine un progetto con un budget prestabilito in una tempistica che si avvicini a quella di sostenibilità dell'azienda. Dall'altro canto, il fatto di essere uno studio indipendente italiano e di lavorare con persone che amano quello che fanno ti permette di spingerti un po' più in là su quella che è la narrativa e la storia, coinvolgendo tutte le persone che fanno parte del team, come diceva Luca. Quindi quando tu prima dicevi se valeva ad esempio la pena continuare con questi temi, anche se sai che vai a incorrere in problemi, io dico perché no. Anzi, se hai qualcuno che crede in te, perché fondamentalmente quando un gioco vai a cercare un publisher, è perché hai bisogno di fondi per andare a svilupparlo. Se il publisher crede in te, crede nella storia, crede nel progetto, tutti insieme si combatte per raggiungere il risultato. Diciamo che fondamentalmente lo sviluppo di un videogioco si divide in diverse fasi, senza entrare nello specifico di tutte, ma nella fase di preproduzione, noi ad esempio The Suicide of Rachel Foster si chiamava Overlook. Il nome è venuto dopo insieme al publisher ed è stata una scelta che è stata fatta insieme, di provare e di testare questo. E una cosa che ho apprezzato molto anche nel lavoro di Luca è stato che noi ad esempio abbiamo fatto un ottimo lavoro con delle risorse prese ad hoc per creare tutta una comunicazione di disclaimer all'inizio del gioco, alla fine del gioco, anche il sito riportava diversi numeri di telefono se avevi dei problemi, anche perché in quel periodo c'era pure 13 Reason Why, quindi diciamo che siamo stati un po' non so dire in linea con i tempi, ecco. Però ecco, siamo stati molto aiutati su questo. Quando si inizia lo sviluppo di un videogioco, quindi quella che è la fase di preproduzione e produzione, poi si arriva nelle varie fasi, c'è l'alfa, c'è la beta. Una volta che si arriva alla beta, che la quality assurance inizia a lavorare appunto su questa beta, abbiamo la release candidate che viene mandata alle console, che le console tramite il TFC, che tu hai tutta una lista, generalmente sono 180 pagine, di requisiti che tu devi rispettare per andare sulle console. Quindi immagino anche la sorpresa che può essere stata quella di Luca o quella del publisher, che a pochi giorni dal rilascio si sono trovati a dover operare a un cambio del genere. Devo dire che è impressionante come sia il publisher sia Sony abbia reagito per darvi supporto, perché comunque avete mantenuto la stessa data di rilascio. Quindi questo, devo dire, dal punto di vista di produzione è stato un ottimo lavoro, perché poi questa fase appunto tra
la Relief Candidate, andare in certification e poi avere la Gold Master definitiva del gioco, generalmente prende dai 2 o 3 mesi. Voi più o meno vi siete trovati a gestire questa cosa in 10 giorni. Sì, Quindi diciamo chiaramente ci è che, venuta anche incontro chiaro. Sony, ovviamente, insomma, però sì, assolutamente la reazione è stata incredibile perché insomma, era veramente doloroso dover posticipare, quindi c'è stato solo un piccolo ritardo sulle copie fisiche, però sul Digital Store siamo riusciti ad esserci, insomma. Ho visto, io ho la copia PlayStation. E quindi lo dicevo, lo Però sai appunto bene. dico la cosa bella fa anche questo, cioè nel senso quando tu credi molto in un progetto non devi avere paura di portarlo avanti perché possono esserci dei vincoli. Ovviamente io lato produzione avrei fatto la stessa cosa, cioè se mi avessero detto guarda se non fai questa censura non vai su PlayStation, io la censura la faccio. Non posso perdermi un mercato come la PlayStation, soprattutto con la PS5 di quest'anno. I numeri sono impressionanti. Quindi non mi posso permettere di non andare su una console. E Assolutamente. anche il publisher stesso non è che dice no, allora seguiamo quello che dice lo sviluppatore. L'importante è che il reparto di quality assurance dica, ok, questi tagli che tu mi hai chiesto non rovinano la storia. Il giocatore non ne è toccato, l'esperienza è tutelata. E quindi io sono in grado di provare la stessa esperienza nello stesso modo. Ok, mi mancherà qualche piccolezza, qualche virgoletta, però ecco, la storia io la vivo. Ad esempio, noi abbiamo avuto molta paura quando ultimamente abbiamo rilasciato il porting di This Is Another Rachel Foster in Giappone, in Cina, su Switch. Eravamo terrorizzati. Il publisher anche ha detto, guarda, io non sono sicuro che noi manderemo il trailer o che Nintendo manderà il trailer per annunciare il lancio. E quelli sono rischi del mestiere. Se uno Vero. crede in quello che fa e ama la storia, lo fa. Così come a volte è molto più difficile entrare in certi tipi di promozione perché comunque le piattaforme non vogliono prendere rischi. Poi guarda, però ecco, sempre parlando delle limitazioni, diciamo, no? E secondo me ci si scorda a volte anche che esiste una censura silenziosa. Che è la legge che ti impedisce di usare i loghi delle aziende anche se sono oggetti di pubblico dominio. Cioè, ci sono tante limitazioni, ecco, questo voglio dire che sono accettate comunemente, che però anche lì ci sarebbe da discutere, no? Perché se tu produci un oggetto venduto al pubblico, perché io non lo posso rappresentare? Quindi è un argomento molto delicato. Poi magari appunto viene fuori un po' la notizia, però insomma. Facendo un gioco ti ci confronti tanto con i limiti entro i quali ti devi muovere, a volte sono un po', rimane un po', no? Dice, ma che diavolo, ma perché? Eppure è così. Ci sono tutte, per esempio, in Germania le problematiche con i simboli della guerra, che invece nel nostro caso ci hanno autorizzato perché hanno reputato che fosse una ricostruzione storica credibile, quindi non era usato in altro modo. Però insomma, sono tante, anche perché il respiro del videogioco è globale e quindi ti vai a confrontare con culture completamente diverse. È normale che possano venire fuori queste cose. Però anch'io, come Violetta, dico sì, no, andiamo, continuiamo, anche perché cioè, è così poi che piano piano magari si riesce a creare anche degli standard, diciamo, ad a far accettare anche alle piattaforme meglio e tutto quanto. Se uno si ritira subito, beh, addio, insomma. Visto che prima Violetta citava anche le questioni di porting, Francesco, direi che è proprio il tuo caso perché prima dicevamo che The Wardrobe, nel momento in cui hai dovuto fare il porting su PlayStation 5, ti ha dato un po' di problemi perché ci sono stati effettivamente anche in questo caso delle segnalazioni da parte di Sony che ti hanno un attimo tarpato le ali. Quindi se ci racconti un po' com'è andata la cosa e soprattutto anche tu come ti collochi dinanzi a questo discorso. Guarda, nel nostro caso è anche abbastanza particolare perché il gioco era uscito su PlayStation 4 nel 2018 e poi abbiamo rilasciato la versione, insomma, stiamo per rilasciare la versione PlayStation 5, ancora non è annunciata, ma insomma abbiamo superato la certificazione da poco e lì improvvisamente, fra virgolette, sono stati fatti tutta una serie di appunti. Che sulla versione PlayStation 4, che era il medesimo gioco, stiamo parlando, è quindi uguale. Insomma,
degli appunti che prima non c'erano stati fatti. E relativamente, diciamo, a, come dire, contenuti opinabili, mettiamola così, c'è anche da dire una cosa, che chiaramente la sensibilità delle persone è diversa da quella che poteva essere 4 anni fa. Quindi diciamo che io sono il primo a condividere comunque questa visione delle cose, quindi sicuramente ci sta. Quello che posso dire comunque è che, esattamente come evidenziava Luca, comunque Sony è stata super disponibile a venirci incontro in maniera insomma abbastanza proattiva per cercare di risolvere e trovare una soluzione al problema. Però è chiaro che, diciamo che rispetto a qualche anno fa, sicuramente c'è da parte di Sony un'attenzione un po' diversa, e non saprei dire il perché, però chiaramente c'è questo tipo di attenzione, quindi c'è sicuramente un leggero cambio di politica da parte di Sony in questo. E sarebbe interessante appunto capire perché da Sony stessa, perché appunto c'è questo tipo di cambio. Però appunto quello che è successo nel nostro caso è stato questo. Poi relativamente al discorso censura o meno, io un po' come Luca la penso alla solita maniera di Luca, quindi in realtà sono contro la censura, anche se censura non è un termine che insomma si applica bene in questo tipo di casi, perché solitamente censura è visto come un'accezione molto negativa, che non mi sembra nemmeno lontanamente paragonabile a quello che succede a noi con un Assolutamente. videogioco e delle piccole, insomma, modifiche di qualche tipo. Però è chiaro che diciamo che alla fine la piattaforma ha delle politiche di un certo tipo interne che decide autonomamente, e sta alla piattaforma a decidere cosa vuole propinare chiaramente al pubblico. Quindi diciamo che noi sviluppatori ci adattiamo a quelle che sono poi le direttive che ci vengono date. Censura mi sembra, insomma, è un termine un po' forte, e secondo me sfocia un po' rispetto a quelle che sono le problematiche che comunque sono assolutamente risolvibili e che abbiamo affrontato Luca nel caso di Martyrs Dead e noi con il porting di PlayStation 5 di The Wardrobe. Quindi ci andrei molto cauto con questo. Poi è chiaro che da un punto di vista notiziabile, insomma, fare Assolutamente, rumore su fa questo rumore. è chiaramente comodo e facile, però insomma non parlerei onestamente di censura. Diciamo, come dicevo prima, che c'è un leggero cambio da parte di Sony da questo punto di vista, ma non è nulla di esagerato. Vediamo nei prossimi anni in che direzione si andrà. Poi quello che penso io è che comunque le piattaforme vanno, cioè seguono comunque ciò che è la necessità del pubblico. Quindi secondo me se Sony sta facendo questo è perché c'è una necessità in primis da parte del pubblico. Magari non tutto il pubblico, perché appunto ci sono persone che hanno manifestato nel caso di Martyrs Dead un po' il loro disappunto per questo tipo di modifiche, però sicuramente c'è una parte, una fetta di pubblico che manifesta questo tipo di necessità, e sicuramente Sony sta andando dietro a questo. Questo secondo me è abbastanza evidente. Vedremo nei prossimi anni, banalmente. Che poi succede con Sony, ma dall'altro lato Microsoft sembra non dare problemi. E Luca, a me sembra che la versione di Martha is Dead sia uscita regolarmente, senza alcun tipo di censura, e anche Francesco confermerà che il porting di The Wardrobe su Xbox Series X non ha avuto nessun tipo di contestazione. Quindi Sì, assolutamente. andrebbe capito poi anche perché c'è questa diversità di giudizio, che però, insomma, essendo delle aziende, sono praticamente libere di decidere quello che ritengono più opportuno per i loro clienti, per i loro utenti, di conseguenza. Però sarebbe C'è molto stato un bello interessante. attimo di timore da parte di Microsoft, perché quando la notizia in realtà ha iniziato a girare più di quello che si poteva prevedere, anche loro hanno bussato e dicevo: oh, ma non è che ci siamo persi qualcosa, insomma. Poi però in realtà no, insomma. Questa domanda secondo me era per Violetta perché è arrivata mentre lei parlava. Se la storia fosse stata realmente intaccata, ti saresti opposta alla censura? In questi casi esistono margini di mediazione? Allora, questa è un'ottima domanda che si sposa un po' con quello che dicevo prima. In realtà la mediazione la fa la produzione insieme al publisher. Generalmente è il publisher che parla direttamente con gli interlocutori, Sony, Microsoft, Nintendo, eccetera. Generalmente non è proprio lo sviluppatore che parla con loro. Opporsi alla censura è sempre un discorso, se devo parlare dal punto di vista di production, se la storia non viene intaccata.
se l'esperienza è corretta, se è stato stanziato un budget per il marketing e per il lancio, non mi posso opporre alla censura. Il mio scopo è quello di far uscire il gioco nel tempo giusto, con Ecco. la tempistica giusta. Se c'è una data annunciata, e soprattutto come succede negli studi indipendenti come il nostro, è inutile nasconderci dietro a un sasso, quando stanziano un budget marketing che è consistente, perché il marketing comunque, ricordiamoci, è una parte importante. Mettersi a puntare i piedi per una censura, che l'importante, ripeto, dobbiamo bene parlare di censura e usare l'accezione corretta del termine. Se Esattamente. l'esperienza non è intaccata, se la narrazione non è intaccata, se il giocatore vive l'esperienza e ha modo di sentire le sensazioni che il designer decide di trasmettere, per me assolutamente sì, si va avanti, non mi sarei assolutamente opposta al rilascio. Beh, anche perché poi l'opposizione vorrebbe appunto dire non rilasciare su quella piattaforma con tutte le conseguenze del caso. Che è Però anche mi contro di sembra noi che poi. sì, esatto, diventa autolesionismo in qualche modo. No, poi questo io naturalmente come sviluppatori, noi appunto anche nel nostro caso è stato Wired Production a parlare con Sony, eccetera, eccetera. Noi come sviluppatori abbiamo comunque la possibilità di dire l'ultima parola se il gioco è cioè rispecchia la nostra visione o no, però mi sembra che nei casi di cui stiamo parlando, insomma, si parla veramente di cose molto piccole, e quindi cioè, non c'è nessun motivo per impuntarsi. Io quello che dicevo prima mi ha fatto piacere, probabilmente il pubblico pensando a qualcosa di diverso, però mi ha fatto piacere vedere che comunque il giocatore inizia a farsi sentire e dire no, aspetta un attimo. Cioè, fai parlare me, perché poi alla fine sono io che compro, sono io che gioco, quindi forse dovrei essere io a decidere. Questo è un atteggiamento sicuramente più maturo e insomma, che fa bene all'immagine dei giocatori, credo, insomma. Ultimissima, poi davvero passiamo oltre, ma qualora fossi invece una super publisher, quindi immaginiamo, non lo so, Square Enix, anche per trasmettere una posizione forte, ti opporresti alla censura o la sensazione che la censura non sia mai così rilevante? Grazie, grazie Entriamo tantissime. nella difficoltà. Io non sono sicura che se fossi stata Square Enix avrei avuto lo stesso trattamento, probabilmente, ma non credo che sia legato al mondo indipendente, struttura grande e struttura piccola. Credo più per know-how di prodotti rilasciati. Quindi è sempre molto labile il confine Fine, sì. tra censura o no. Trovo che, ripeto, la cosa importante che bisogna capire, lato produzione, è che sia quando ti occupi dello sviluppo del videogioco, sia quando è il publisher che parla con te, sviluppatore, sia quando si parla con Sony, parliamo sempre con persone. Non è che Sony, quando va a fare tutti gli studi per rilasciare la certification, è un robot che fa gli studi e le analisi. Sono sempre persone, hai degli interlocutori umani, quindi il valore umano è da prendere in considerazione. Ovviamente rimane, io credo che sia sempre la stessa storia, come diceva prima una persona riguardante The Last of Us, non ricordo il nome che faceva la domanda, però a un certo punto avevi mostrato un commento che trovo che si sposi benissimo anche con questo tema, cioè il discorso che non è tanto introdurre il tag corretto per il Ah, prodotto, ecco qua, sì. ma educare le persone a rispettarlo. E con le persone non intendo tanto i ragazzi, ma intendo i genitori. Genitori. Perché io sono mamma di una bimba molto piccola, a 1 anno e mezzo, e vorrò introdurla al mondo dei videogiochi, ma lo farò nel modo giusto. Io l'ho fatto nel modo giusto in passato, ho iniziato a videogiocare che avevo 4 anni e non ho problemi di nessun tipo. Diciamo che quello, ecco, uno dei temi molto importanti è che si è scardinata l'idea che i videogiochi fanno male. Non ancora del tutto, perché abbiamo visto che gli ultimi telegiornali ogni tanto qualche scivolone lo fanno, però mi rendo conto che adesso, se io, donna, parlo di videogiochi, le persone capiscono che può essere un lavoro e che non è fare i giochini.
È vero, per fortuna siamo riusciti a fare un po' di passi in avanti sulla questione che era abbastanza importante. Luca, io ti chiedo in 3 minuti, 3 minuti precisi perché noi abbiamo 10 minuti e poi abbiamo terminato la nostra ora a disposizione, in 3 minuti di raccontarci le due feature più belle secondo te di Marta is Dead. Perché dovremmo giocare Marta is Dead e trovaci due motivi precisi, due soli. So che è No, come chiedere, è insomma, difficile, però chiedere dai. all'oste se il vino è buono, però insomma, raccontami perché questo vino è buono. Allora, beh, sicuramente il primo che mi viene in mente è la storia. È una storia raccontata su tanti livelli diversi, molto intricata, molto complessa, quindi a chi piace è sicuramente ti dà tanti stimoli per cercare di capire. Ci sono tante cose che puoi interpretare a modo tuo, perché l'idea di base era quella di dire una storia vera, non è mai un assoluto, ma è un vissuto. E quindi, proprio per questa ragione, diciamo, due persone ti possono raccontare la stessa storia in un modo completamente diverso, no? E a me questo, io lo trovo molto affascinante, questo aspetto della realtà, di questa realtà che in realtà è sempre soggettiva. E in Marta esiste questo aspetto, e anche il giocatore è chiamato a decidere a un certo punto cosa succede, cosa non succede, a interpretare certi dettagli in un modo piuttosto che in un altro. E questo sicuramente è l'aspetto forse anche più forte di Marta. E poi il secondo è difficile perché vorrei, no? Vorrei dirne di più, però diciamo probabilmente l'ambientazione, dai. E perché comunque sia. Abbiamo intanto, come anche in The Town of Light, abbiamo lavorato sul nostro territorio e ci piace farlo perché credo che comunque si riesca ad avere una sensibilità sopraffina, perché comunque è il tuo mondo, esci dallo studio e tu vedi, no, se l'atmosfera è giusta o no. E quindi da questo punto di vista abbiamo messo una cura anche a volte maniacale, ci rendiamo conto anche noi internamente di aver a volte investito veramente tanto tempo. Però per avere ogni singolo assets che fosse del periodo, che avesse un senso, eccetera, eccetera. Quindi credo che l'ambientazione sia un punto di grande forza. E poi, tra l'altro, proprio perché io, siccome considero, a proposito dell'ambientazione, che il rapporto del giocatore con l'ambiente di gioco sia molto forte, molto più di quello che accade nel cinema, perché l'ambiente di gioco diventa per te. Il modo, cioè, è il mezzo attraverso cui ti muovi, attraverso cui avanzi nel gioco, e quindi l'ambientazione è anche sempre lo specchio del racconto, lo specchio della protagonista, e quindi c'è tanto tanto lavoro su quello. Poi ci sono altre cose, però Te ne ho mi chieste due di cui limito a devo due, metterti dai. in grande difficoltà. Nel frattempo sta andando il trailer, anche se è senza audio, perché altrimenti avrei sovrastato il tuo commento. È molto bello, secondo me, vedere i movimenti del volto, quindi il modo in cui avete reso anche tutte le espressioni facciali, sempre in maniera molto realistico. Sembra davvero quasi di avere a che fare con un film, cioè come se dinanzi a noi ci fosse un'attrice che sta recitando. E poi immagini forti, però una cosa da sottolineare è che nonostante queste immagini forti, io Marta is Dead non lo collocherei nel genere horror. Io sono d'accordo con te, assolutamente. Cioè, thriller psicologico credo che sia la sua collocazione. Il trailer è stata, come ti dicevo, una cosa molto voluta. Mi fa piacere, insomma, che piaccia. Siamo voluti andare controcorrente. Sono stato proprio io che ho messo la testa avanti come le capre, e ci riesco quando mi. L'ho voluto fare, l'ho voluto così, perché l'idea era: ok, ma non si vede il gioco, non importa. Per me è più importante farti entrare. Avere un piccolo incontro di 3 minuti con Giulia, perché è il rapporto con Giulia, Marta is Dead, quindi mi sembrava più significativo questo. E poi anche un po' nella volontà di dire, dai, proviamo a fare qualcosa anche di diverso, che magari poi funziona. E anche questa volta Wired Production insomma, l'ha reso possibile, perché poi chiaramente il marketing, come diceva Violetta, lo cura il publisher e il trailer di lancio è uno proprio degli assets di marketing più importanti, quindi è ovvio che poi la decisione doveva essere loro. E ancora una volta hanno sposato molto la nostra visione artistica, se vogliamo,
è un bel modo di lavorare questo, soprattutto avere un publisher che non è italiano, quindi che però dà questa fiducia al nostro mercato, insomma, ottimo, credo, insomma, molto sono, loro sono veramente in gamba, insomma. E anche il titolo direi che, insomma, ne parlavamo anche prima, è stato premiato dalla critica, quindi direi che quando arriverà anche il feedback del pubblico, che già lo attendeva con grandissimo hype, direi che il vostro lavoro potrà essere incensato a ragion veduta, quindi sicuramente poi inizieremo a essere in hype per il prossimo titolo, perché questo poi è il bello del videogioco, non fai in tempo a goderti il titolo appena uscito che stai già pensando a quello successivo, che avrete Esattamente. sicuramente in cantiere, quindi è un po' il segreto di Pulcinella, immagino. Però non ne parliamo, perché non ne possiamo parlare. Lanciata. Non esiste, È troppo basta. È presto. troppo. Io sfrutterei questi ultimi 5 minuti. Proseguiremo comunque sulla nostra linea, questo è chiaro, insomma. Giustissimo. Mi sembra anche giusto perché, insomma, vi sono usciti due titoli che funzionano benissimo su quella linea, quindi ha senso anche per voi continuare, anche per noi che siamo da quest'altro lato, continuare ad aspettarci una linea che possa essere coerente con il resto. Sfrutterei gli ultimi 5-4 minuti per parlare con Francesco e Violetta mentre faccio andare i trailer dei rispettivi giochi, della condizione attuale del mercato indie italiano e la domanda vera è, a questo punto, poi Luca se vuole si può aggregare in coda, che cosa manca all'Italia per poter diventare un mercato da prendere sul serio anche all'estero? Non dico arrivare ai livelli della Francia che con Ubisoft, ma non solo, è andata a investire moltissimo da parte proprio del governo che ha deciso di spingere il più possibile questa industria, ma che cosa ci sta mancando per essere ai livelli magari della Polonia che ha avuto una crescita incredibile, tanto da diventare uno dei top 5 del mercato europeo attualmente? Prima Francesco, poi Violetta. Guarda, secondo me manca la hit mondiale che dà, come dire, attenzione, fa aprire un pochettino gli occhi a tutti quanti su questo tipo di mercato, che fa capire che effettivamente fare videogiochi può far girare dei soldi e quindi inizia un po' a far, come dire, drizzare le antenne un po' al mondo della politica, a chi deve investire, eccetera, eccetera, anche perché alla fine, se pensi, il caso del mercato polacco è nato così, con CD Projekt Red, che ha fatto la hit mondiale con The Witcher, e poi lì comunque il governo è stato molto lungimirante, perché ha capito fin da subito il potenziale, a differenza di quello che è quello italiano, che ora si stanno facendo chiaramente dei passi in avanti, però comunque c'è sempre un po' di resistenza da questo punto di vista. Quindi sì, secondo me quello che manca è proprio quello, manca l'unicorno, chiamiamolo così, che fa da apripista a tutti quanti, che permette poi, insomma, di avere un pochettino di occhi puntati e sbloccare tutta una serie di mezzi, diciamo, che sarebbero molto utili per permetterci appunto di crescere come industria. Violetta, prego. Nel frattempo siete stati precisissimi perché praticamente come è iniziato il trailer, fantastico. Vai Non giù. sono tutto d'accordo con Francesco, non dico che sono in disaccordo, ma credo che manchino due fattori. Uno è la fiducia in generale e l'altra è la volontà di conoscere. Non credo che serva il titolo apripista a un mercato come il nostro, ma serve più la volontà di saperne di più. Idea sta facendo un ottimo lavoro come associazione per darci una mano a noi sviluppatori per sbloccare tanti fondi e far conoscere il nostro mercato alla politica. Si sono spesi in prima persona. Trovo che sia più quello, la volontà di conoscenza. Noi siamo molto indietro, ma non è soltanto il videogioco, il cinema paga lo stesso scotto, i telefilm, anche quando un regista italiano decide di fare una cosa un po' diversa, non viene sempre visto nel modo giusto. Quindi credo che sia più quello, un discorso di fiducia, però la volontà di cambiare tante cose, degli studi di sviluppo che stanno crescendo adesso e che stanno nascendo adesso, vuol dire che la fiducia inizia ad esserci. Non solo dalle istituzioni, ma anche dalle persone che vogliono viverlo questo mondo. Penso che sia questo comunque l'aspetto fondamentale, ecco. Luca, ti ritrovi in queste considerazioni? Sì, come dicevo, sì, assolutamente.
Io credo che il bisogno primario per gli studi sia quello di poter avere un proprio budget a disposizione che ti permette di presentarti a un publisher con un prodotto, con un vertical slice, quindi con qualcosa che ti puoi finanziare da te. Quello ti dà una forza enorme, se no il rischio è sempre quello di finire un po' cannibalizzati, anche nel mondo dei publisher, insomma, c'è tanto bene, ma anche tanto poco bene. Quindi invece, naturalmente, quando stai investendo tu insieme al publisher su un prodotto, hai un altro potere contrattuale, se vogliamo, e questo è molto importante. E poi anche perché vuol dire che magari i primi 2 anni, 1 anno e mezzo dello sviluppo, te lo fai te libero al 100%, quindi vai a portare la tua visione, non c'è qualcuno che subito ti inizia a dire no, questo qui, no, sì, no, sì, no. Questo credo sia molto, molto, molto importante. Ripeto, siamo partiti un po' così alla carlona, all'italiana, però essere partiti è fondamentale, anche perché non credo che ci sia la non volontà da parte del governo di mettere i soldi ci sono, i fondi europei ci sono, anzi la paura era quella che non venissero richiesti, come purtroppo spesso accade in Italia, perché quando non vengono richiesti sono soldi persi poi, e quindi insomma. Invece le richieste sono state tante, troppe, probabilmente non tutte. E trasparenti, se vogliamo, ma quando ci sono i fondi pubblici esistono anche questi problemi. Però sì, io penso che già il prossimo anno speriamo di vedere aumentare questo budget, perché poi l'idea è di farlo diventare una cosa quasi automatica, nel senso che tu sei eleggibile per quei fondi, i fondi ci sono, e questo può dare un grosso grosso impulso. Lo dico perché noi siamo stati beneficiari dei fondi europei con Marta is Dead proprio, e insomma sono stati di grandissima utilità, veramente di grandissima utilità, anche perché sono soldi regalati, ecco, insomma, quindi fanno una differenza enorme rispetto all'investitore che lo fa per un ritorno, giustamente, ecco, non ci mancherebbe altro, insomma. Anche perché se no, insomma, o ce li metti di tasca tua, e insomma, sono produzioni abbastanza grandi, non è che sempre si ha la possibilità di essere un magnate che arriva e li mette sul tavolo. No, è vero perché a volte non ci si rende conto, anche un piccolo team di 10 persone che lavora per anni, ecco, Sono e costi. poi, beh, insomma, diciamo, ecco, però io chiudo con il discorso del credito d'imposta, del tax credit, anche questo permetterebbe finalmente magari di rendere abbordabili le assunzioni invece di continuare a lavorare con le partite IVA, ma d'altronde se non c'è uno sgravio fiscale non è sostenibile su un progetto che ha un respiro di Una 5 anni, durata. non ci si fa, proprio non ci si fa. Ecco, e poi appunto spero che si capisca bene che con questi strumenti messi in moto bene i posti di lavoro possono essercene tanti. Quindi poi è una ricchezza, perché a volte sente dire anche come i soldi pubblici, però aspetta un attimo, però quando poi ci sono migliaia di persone che lavorano e spendono e consumano, ecco lì che è un investimento che fa lo Stato per creare lavoro. Va visto in questa direzione e non nella direzione di prendi i soldi e poi fai quello che te pare, anche perché vengono finanziate parti della produzione, quindi comunque la speranza è che gli studi continuino a lavorare con la stessa passione e la stessa volontà di far bene, nel Anche cinema perché può. l'autoproduzione va detto che i soldi che prendi poi vanno giustificati. Sì, ecco, infatti, Luca, cioè, de devi devi avere dei rendicontare soldi. tutto, certo. Non Anche è. perché comunque, è importante che uno studio di sviluppo stesso ha dei costi. Non è che il publisher finanzia tutto, quindi è un cofinanziamento per andare verso lo sviluppo. Quindi questa è una cosa Esattamente. molto importante, l'autoproduzione devi ricordare, perché qualsiasi fondo, anche se usi 1 euro per comprare una gomma, quello deve essere rendicontato. Rendicontato, sì. E quello Qui ci purtroppo sono aspetti Diventa un banali. po' un appesantimento, però insomma, si accetta volentieri, ecco, fossero tutti così Certo. gli appesantimenti, insomma, vanno bene, però Magari. sicuramente sono fondamentali, insomma, sai, in Italia la legge cinema è stata firmata nel 2016, mi sembra, e quindi il videogioco era entrato negli audiovisivi e quindi poteva avere gli incentivi degli audiovisivi per l'eccezione culturale. Per quasi 6 anni non è successo niente. Ecco, quello forse è stato un errore, Vero. onestamente. Perché, cioè, avremmo avuto 6 anni di vantaggio, oggi già saremo a regime, però vabbè, insomma, meglio tardi che mai. Io Qui sono qualcuno convinto suggerisce che.
che abbiamo il tema della prossima puntata, quindi come funzionano a questo punto i finanziamenti per i team indipendenti. Ci arriveremo anche a quello, effettivamente è un argomento parecchio interessante, però la nostra ora è andata, io continuerei all'infinito probabilmente con tutti e tre perché uscirebbero solo bellissimi argomenti. Abbiamo sfruttato il gancio di Marta is Dead, che meritava giustamente un po' di essere al centro della nostra trattazione, e siamo andati a un po' a toccare varie questioni che riguardano il mercato indipendente italiano. Io vi ringrazio, siete stati degli ottimi compagni di viaggio, sono emersi argomenti molto affascinanti, molto interessanti. Di Marta is Dead abbiamo fatto vedere solo il trailer purtroppo, ma in realtà il gioco parla da sé, si è presentato da sé in questi giorni perché già da settimane se ne è parlato, eravamo in hype per poterci mettere le mani su. Luca ci ha raccontato i due aspetti che preferisce all'interno del suo gioco, ma ce ne avrebbe raccontati forse 15, anche se ce ne fossero stati solo 10, ne avrebbe trovati 15 Ne senza avrei dubbio. trovati altri sicuramente. Esatto. Ricordiamo, Luca, ricorda allora Marta is Dead, dove è disponibile, come può essere acquistato e così facciamo un saluto a tutti. Disponibile per PC su Steam, GOG e Epic Store e poi PlayStation e Xbox sui relativi store digitali. In arrivo la versione fisica solo per PlayStation. E una Collector Edition che è un'altra perla, è un altro regalo che ci ha fatto il publisher perché è veramente ricchissima, bellissima. Tra l'altro ci hanno dato, insomma, la possibilità, hanno voluto sviluppare contenuti di approfondimento del gioco che si troveranno lì. Quindi c'è questa passione vera nel creare un po' un mondo attorno al prodotto che non credo che sia scontata assolutamente. Insomma, non vedo l'ora di averla anch'io questa Confermo che è versione. meravigliosa. Vero? È È bella, guarda, vero? infatti È noi in proprio studio bella. abbiamo l'hype anche noi, dice, ma l'avete fatto voi? Sì, lo so, però Sì. No, lo così, ammetto, è così. proprio bella. Sì, ci hanno Averla tra le mani è tutto veramente, perfetto. loro da questo punto di vista investono perché reputano che sia un modo di dare una dignità al prodotto, cioè di collocarlo un pochino più su. Perché chiaramente sono investimenti non per guadagnare, ma per l'immagine. E insomma, chi dovesse piacergli il gioco, un pensiero ci si può fare perché veramente c'è tanta, tanta, tanta roba dentro e anche cose appunto che ti raccontano di più del gioco. Quindi insomma, c'è una visione un po' particolare. Ecco, non c'è solo la statuina, c'è veramente un po' di noi in più di quello che c'è nel gioco. Io vi ringrazio moltissimo, quindi ringrazio Luca Dalcò di LKA per Marta is Dead, grazie Luca. Ringrazio Grazie. Violetta Leoni, producer di 101 Games, e ringrazio Francesco Liotta, che è founder di Cine Games e stasera ci ha parlato sia di The Wardrobe che di Extra Coin, che poi tornerà a raccontarci quando sarà il momento di poterlo toccare con mano, visto che siamo in attesa da qualche mese di sapere quale sarà la data d'uscita ufficiale. Vi ringrazio tantissimo, io rimando invece tutti quanti voi a giovedì prossimo, torniamo al nostro orario solito, giovedì dalle 21 alle 22, non vi anticipo ancora il tema, vi dico solo che avremo tre ospiti che hanno a che fare col mondo del videogioco, ma in realtà hanno un'occupazione principalmente legata al cinema e al grande schermo, ma riguarda molto anche il videogioco, la loro professione, quindi faremo qualcosa di molto trasversale per iniziare a parlare di videogioco anche da un altro punto di vista, che è quello della voce. Quindi alla fine è come se vi avessi già detto di cosa parleremo giovedì prossimo. Vi ringrazio ancora, buona serata a tutti e buonanotte.